E si parte con la boss run. Primo boss del gioco, il demone del rifugio. L'ho messo più per completezza che non per altro, in quanto non rappresenta una grandissima difficoltà. Come potete vedere, lo stiamo affrontando con l'equipaggiamento base che abbiamo raccolto nel rifugio dei non morti. Cosa molto 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 importante, riuscire a fargli entrare l'attacco in salto all'inizio, che come potete notare gli fa veramente una valanga di danni. Per il resto lo possiamo uccidere o a pizze, a sberle, praticamente tenendo possibilmente l'arma a due mani e schivando i suoi attacchi, oppure se siete partiti piromanti, che è la classe migliore per iniziare la vostra prima run di Dark Souls 2, poi ovviamente puoi andare tranquillamente a gusti, si può uccidere tranquillamente anche a piromanzie. Questo boss, no, da notare, si può uccidere anche se quando lo incontriamo per la prima volta al rifugio che dobbiamo fuggirgli, se abbiamo fatto la scelta nei doni iniziali delle bombe. Invece, nella mia run, avendo scelto come quasi tutti la chiave universale, l'abbiamo ucciso a botte nel secondo incontro. E passiamo invece al Demone Toro, o Demone del Toro nella traduzione italiana. Qui invece abbiamo fatto qualche level up. Vediamo un pochettino di far vedere. Eccoci qua, siamo a livello 6, quindi comunque abbiamo fatto un paio di livelli. Utilizziamo comunque il set base del piromante. Ci siamo equipaggiati con la resina dorata che ci permette di incantare l'arma con l'elemento elettrico e con le bombe che abbiamo trovato grazie alla chiave della residenza. Cosa molto importante, ovviamente, uccidere prima di tutto i balestrieri sulla sommità della torre, prima di incontrare il demone, appunto. Ci permetterà due cose. Ovviamente liberarci del fuoco di soppressione che ci darebbe immensamente fastidio una volta che il demone si palesa, e soprattutto un buon punto per fargli un altro attacco in salto, come andremo a far vedere fra poco. E come vedete, ovviamente, prima cosa, baffo l'arma, baffo ovvero la infondo con l'elemento fulmine, non servirebbe. Tante cose che ho fatto in questa boss run sono opzionali o comunque un po' ridondanti. Ma se avete dei problemi, se qualche boss fight vi dà dei problemi, vi possono aiutare tantissimo aumentando il vostro output di danno. Eccoci qua, attacco in salto. Ora, bisogna stare un po' attenti, nel senso che comunque la sua mole è importante. E c'è una zona, come potete vedere, di mura, rotte, rovinate. Quindi bisogna stare attenti un po' coi roll a non cadere, o a non farsi beccare dalla sua ascia gigantesca, perché potrebbe farvi cadere. Ovviamente caduta, morte istantanea. E per il resto niente, tirare piromanzie o tirare bombe o avvicinarsi con l'arma a due mani e riempirlo di botte. Eccoci qua, primo episodio della nostra boss run. Abbiamo vinto e a presto proseguiremo con altri video di tutti gli altri boss di Dark Souls 1.